Vi mostro questa recensione per scaricare gli aeroporti su FSX Flight Simulator. Allora, iniziamo ad andare sul nostro browser, in questo caso io ho Internet Explorer. Scriviamo ad esempio in questo caso Milano Malpensa, lì MC. FSX down gratis. Scenari. Cliccate qua. Ecco lo scenario di come è composto. E clicchiamo qua sul link. Basta andare su Google e fate qualsiasi ricerca. Vabbè, questo qua non è valido, in questo caso voi rifate di nuovo la ricerca sul Google. In questo caso ho scritto download aeroporto, l'IMC, FSX. FSX Italia. Ecco qua, qua troverete tutti gli aeroporti italiani su freewarescenery.com. Allora. Lì, tutti questi qua. Milano. L'IMC, ecco qua. Poi ci porta su Avesin, è una libreria. Volendo si può anche iscrivere. Ecco qua, io già sono iscritto. Ecco. È un freeware questo. Sarebbe gratis. Riscriviamo qua, scenari NOL 2004 FSX. Salva, ecco, salva con nome, io lo salvo sul desktop, qua, oppure fate una cartella dove volete, anche nel download direttamente, ecco qua. Questa è la cartella download, create un'altra cartella nuova e scrivete aeroporti FSX.
cartella, l'apriamo. Icona bassa. Questo è l'aeroporto. Io da qua lo metto sul desktop. Poi si va disco computer, disco C, programmi 86x o programmi, Microsoft Games, Microsoft X, e qua metto elenco, add-on, scenari. Da qui, ecco qua, lo spostiamo qua negli scenari. Ecco, poi comunque ci sono anche le guide. Eccolo qua. Una volta fatto ciò, si apre FSX. Ora ci impiega un po' di tempo per caricare. Che ho vari conflitti. Dopo aver aperto FSX, andate su impostazioni. Premete su libreria scenari. Poi fate aggiungi area. Aprite add-on scenari e l'aeroporto di interesse. Ecco qua. Dopo aver fatto questo, cliccate OK. Ecco qua, e si fa la creazione del database. Poi, dopo di questo, l'ho impostato nel gioco. Andrete su volo libero e impostate normalmente la vostra simulazione.
Ecco qua, come spiegato, poi mettete di nuovo volo libero.